Siamo in diretta dal Triestina Stadium per la quarta giornata della Serie I campionato per imprese. Vi presento i miei collaboratori, giornalisti alla mia destra, Luca Coscio e Francesco De Bernardi. Buonasera, alla mia buonasera. Sinistra. Scontri importanti oggi, Publimarket che si scontra con la professione casa. Potrebbe già accedere alle fasi successive, le altre gare, Luca, come le vedi? Beh, innanzitutto c'è Paino Giusto Gaffiardi, Paino Giusto voglioso di riscattare la sconfitta che gli è valsa proprio la testa del girone, a 6 punti, adesso 3 punti di distacco dalla capolista, mentre invece un Gaffiardi che è costretto a vincere ha soltanto 2 punti in classifica, se vuole comunque non farsi risucchiare dalle due ultime e quindi uscire fuori. E invece 20 Hour Tessilor, partita forse già segnata, però... Sì, diciamo che i favori del pronostico sicuramente non giocano a favore del 20 Hours, che però insomma nell'ultima gara col Gaffiardi ha dimostrato di avere ancora, penso, delle cartucce da sparare. L'Essilor nel secondo posto col panino giusto, quindi anche lei ha un posto da difendere, secondo me sarà una bella partita, magari anche con qualche sorpresa in campo. Quindi in bocca al lupo a tutte le squadre, da Alessandra Tarantani, Francesco De Bernardi e Luca Coscia, una buona visione dal Triestina Stadium. Buona serata. Buona serata. Vieni incontro, Oste. Dai, Civita. Paolo. Civita. Si è scaricata all'indietro. Paolo. Moschiello, Moscatello, Civita. Vai. Civita, la palla sul destro, il tiro e fa la barba al palo. Quarto minuto. Bella la conclusione da parte di Stefano Civita. Ok, ne ho due. Palla adesso dentro per Stefano Civita. Se di finte, palla sul destro, la conclusione, c'è il gol. 1-0, vantaggio del Paino Giusto. Guerra che scarica subito in avanti fuori di Bianco. Bianco guarda lo specchio, c'è cioè conclusione, guadagna un calcio d'angolo. La deviazione è stata da parte del numero 7 Moscatello. Palla Guerra, la conclusione è fuori. Bravo Bianco a cercare il. È proprio da queste situazioni che secondo me il Gaffiardi deve cercare di massimizzare tutto quello che riesce a, diciamo, ad acchiappare, perché. Sì, anche perché poi Guerra non è un calciatore scarso, tutt'altro, uno con godono di un buon tiro, buona tecnica. Sì, lui e Girardi sono. Girardi che oggi non c'è, quindi. Va bene, dai! Palla che finisce direttamente a Lanzillotta, Lanzillotta, poggia subito per Montessori. Guardale! A spazio il numero 4 e maglia gialla, scarica a sinistra verso Granza. Granza a cercare Civita, Civita da questi, a Montessori che è di tacco! Cosa ha fatto? Palla che ha testato tutta l'area. Ancora in avanti la formazione del panino giusto, c'è questa conclusione di Moscatello e palla in calcio d'angolo. Granza. Paolo, ti fermi un po' più tu. Stefano Civita. Palla sul sinistro e risponde presente però Aloisi. Insiste, bravo. Civita. E vai. Palla a destra per Montessori. Sei di finta conclusione, respinta da parte di Aloisi. Tonini. Lancio lungo per Guerra, il colpo di testa sul fondo però. Beh, può essere anche questa una soluzione, il lancio per Guerra. Ma infatti te l'ho detto, Guerra deve stare davanti, Guerra e Tonini devono stare davanti. Sì, anche perché Tonini, come dicevo, affido la benzina, quindi a questo punto dietro non è che può fare chissà che cosa. Il fallo che ha fatto prima, trattenendo la maglietta, è proprio l'emblema. Va sul destro, Murato, devo uscire fuori, Antonio Civita per il panno giusto. Ha messo giù Tonini, calcio di punizione, a questo punto il giallo c'è. Eh sì. Già una volta l'ha graziato, il secondo. Siamo qui con Stefano Civita del Paino Giusto, autore del gol vittoria. Siete partiti subito forte col tuo gol, poi cosa è successo? Sì, siamo partiti bene, abbiamo segnato subito, però dopo si sono chiusi molto bene, abbiamo avuto qualche occasione, non siamo usciti a concretizzare quindi. Guarda, o fassi un passo indietro dal punto di vista del gioco da parte vostra, siete punti importanti, però ci aspettava forse qualcosa in più contro l'avversario che era tanto contato. Sì, noi abbiamo giocato al meglio anche, però per meglio degli avversari comunque si sono chiusi molto bene dietro, erano molto stretti. Manca una sola giornata, a questo punto siete sicuramente ai playoff, ci sperate ancora al primo posto però. Sì, anche se è duro perché abbiamo perso lo scontro diretto, quindi dovrebbero perdere tutte e due partite, quindi è difficile. Siamo qui con il Gaffiardi con Tonini, sconfitta però a testa alta. Sì, stasera veramente ci abbiamo messo tutto il massimo, l'impegno massimo che dovevamo metterci. Eravamo senza cambi, poi con due dietro di 48 anni, riuscire a tenere tutta la partita è stata una grossa impresa. Infatti noi siamo partiti per prendere il meno possibile. Poi con un pizzico di fortuna in più avremmo dovuto anche pareggiare
è giusto. Vabbè, è la soddisfazione comunque di aver messo in difficoltà la seconda in classifica. Sì, sì, questo sì. L'ultima di campionato, quindi ce la giochiamo, magari le semifinali possono andare per il verso giusto. Sì, stasera eravamo partiti, ripeto, per prendere il meno possibile, perché loro sono bravi, sono forti. E poi per vedere un po' la differenza rete, dato che sia il 20 hours che la professione casa hanno una differenza rete peggiore, magari se arriviamo a pari punti riusciamo a entrare nel tempo. È sicuramente il tecnico ferrarese aveva bisogno di un po' di partite anche per valutare il reale impatto in campo dei suoi. E un po' infatti siamo alla sicuramente quarta, la formazione che abbiamo in campo di questo momento per tanto Toninelli, per Melzi, Zaldana, Viallon il sinistro, deviato in angolo della scivolata di Zaldana. Secondo me quella che vediamo in questo momento in campo per il 20 Avos è sicuramente la formazione migliore. Beh sì. Porta palla Melzi. Nel secondo dedino in verticale, intuisce tutto Spizzini, con il partito del 20 Awards, dentro per Zerillo, attenzione, è infilato su destra, al destro! Grande Argentiero, che non si fa sorprendere. E accelerazione improvviso della 20 Awards, come siamo giunti al 13° minuto della prima frazione di gioco. C'è questo tiro da qui da centrocampo praticamente, anzi dalla tre quarti si è girato sull'out, fatto praticamente una piruetta su se stesso. Sì, esattamente. Micheloni, insomma, appena entrato in campo, un destro da centrocampo, non ho subito incontrato deviazioni. No, assolutamente, da sua terra si è girato su se stesso, non ha manco guardato la porta e palla dentro. Ora Argentiero. È Guido! Invita alla calma i suoi, siamo difensore dell'Essilor. Questo è il visto, non so se è riuscito a inquadrarlo. Argentiero ha rilanciato per sì, Trapani che si stava lanciando la scarpa in attacco. L'ho preso. Cosa però me la devo annotare, non me ne vogliano i giocatori dell'Essilor. Ti lo leggeremo domani su serie.it. Attenzione che gol da lì dal centrocampo praticamente, pallonetta a scavalcare il portiere di Trapani che si fa perdonare. Sì, il numero 7. Guarda, non ti dico come chi perché lo odio incredibilmente. Dillo tu come chi. Cosa? Con un gol da centrocampo così stile chi? Non lo dico io perché lo odio come chi. Ma il centrocampo si resta anche. No, lo odio. Lodi, attenzione Mastro Pasqua, Mastro Pasqua, e il gol del 20 Awards che risponde immediatamente alla stoccata del raddoppio dell'Essilor, quindi partita di nuovo riaperta con la firma del Mastro Pasqua 2-1 per l'Essilor. Ma non è partito il notturno, mi sa Francia. No, ma è perché c'è ancora lui. Lancio lungo in area, Mastro Pasqua, gancia di petto, si gira a sinistro, fuori. Ciao per il gesto tecnico. Siamo qui per l'intervista alla squadra dell'Esito, vincitrice per 2-1 su 20 Hours. Alla sinistra l'allenatore De Francesco, alla mia destra Toninelli. Partiamo dal mister con una visione più generale sulla partita. Cosa mi dici mister? Insomma, soddisfatto della prestazione? Assolutamente no, direi nettamente un passo indietro. Un 20 Hours che secondo me non merita la classifica che ha, ma veramente una buona squadra, ottima individualità, questo numero 10 è veramente bravo. Però devo dire che il carattere dei miei ragazzi ancora una volta ha prevalso e quindi diciamo la classica partita dei tre punti e il gioco da rivedere alla prossima. Tre punti poi pesantissimi perché comunque vi consiglio di avere la certezza, insomma dei play-off avevate anche diciamo una posizione tranquilla prima, però insomma esatto, questa vittoria vi dà la certezza matematica. Chiedo invece la parola a Toninelli e un parere insomma se siete d'accordo con quello che ha detto il mister. D'accordissimo. Tutto dura col 10, un duello proprio tirato, ovviamente fuori dal campo finisce lì, il campo è stato duro e niente, non importava di perdere loro, però meglio per noi. Andiamo con Francis Kasparet del 20 Hours, sconfitta di misura per 2-1 dall'Essilor. Ti chiedo un'impressione, partiamo dalla fine, il tuo sfortunatissimo palo, meritava il pareggio. Beh, siamo stati fortunati,
veniamo da due partite che abbiamo perso con tanta differenza. Però vabbè, una cosa, parecchio. Adesso potevamo vincere la partita, sfortunato, traverse. Ci mancava un po' di gioco di squadra, troppo individualismo, però è andata così. Dusi, il saluto da Nicoli. Dusi tiene palla dentro per Rizzo, sulla partita, tira il gol e c'è il gol settimo, e con i cambi sblocca il risultato la professione casa. Secondo me ha fatto una cosa bellissima Dusi, proteggendo il pallone, ma vedendo il movimento a tagliare del compagno, l'ha servito in verticale e ha tagliato in due la difesa del Publimarket da due passi. Diciamo che comunque manterrebbe comunque la testa Publimarket per gli scontri diretti. Beh, però ci sarebbe Rizzi per Dusi, il gol! Rizzi. Dai vai. Montovano, Dusi. Dusi, sei di finte, palla in avanti, ancora Rizzi per la professione casa. Poi tenta al sinistro, sporcato però da Etanon, calcio d'angolo in favore della professione casa. Dusi. Dusi in apinometta, viene fermato, per uscire in colpo della Publi Market, porta palla Bertini. Bertini per Nicoli, la conclusione, c'è il gol! Bravo, 17esimo, è match che si riapre 2-1. Attaccalo! Lancio lungo, il colpo di testa al pareggio di Tanon. Minuto perso in questo istante, pari della Publi Market. Bravo Sergio! Marco, vieni Leo. Dai ragazzi, dai! Dai Sergio, non scoprirci. Dai che c'è l'uomo. Rizzi. Quanto mano. Aspetta. Lancio lungo, intercetta per la difesa della Publi Market, per far uscire adesso con Nicoli. Nicoli la conclusione, palla gol! Come sempre. 12esimo. Manu. Per la professione casa abbiamo qui Mister Tanon e poi Mantovano. Mister Tanon, quanto produce questa sconfitta? Arrivate dopo un buon, ottimo primo tempo. Tantissimo, ho preparato la squadra al meglio che potevo, speravo di farla ricircolare in modo fluido per insomma continuare a dargli vita e linfa preziosa, e quello che è successo è stata una disfatta che è venuta minuto dopo minuto da quando l'anarchia è iniziata a regnare all'interno del campo. Quindi Mantovano, cosa è successo? Perché quel blackout dopo il 2-0? Calo di nervi, eravamo sopra di due, pareggiato, nervi scendono, poi mancato qualcosa. Fiato c'era, correvamo di più, mancato quel tocco in più. Per far un po' di parlare. Siamo qui con la squadra vincitrice, la Publi Market. Olè! Sarrone, Vigorito e Nicoli. Iniziamo dal mister. Allora siamo in finale. Io, come diceva Vigorito, devo dire solo una battuta, che contro la freschezza atletica dei giovanotti, ultra quarantenni, la classe dei miei ragazzi, l'esperienza ci ha portato in finale. Adesso lascio la parola a loro. Grazie mister, grande. Nicoli, partiamo dal Vigorito, scusa, partiamo dal primo tempo, un po' così, sotto di 2-0, cosa vi è successo? Non sembrava la solita Publi Market. Dovevamo trovare un po' le posizioni, abbiamo fatto un po' fatica, loro correvano, due giovani veloci. Poi pian pianino abbiamo trovato le posizioni come ormai solito, come nell'altra partita. E poi le posizioni in campo, poi con Walter ci troviamo abbastanza, quindi poi lui è un bomber. L'intesa ormai. Okay. Infatti c'è da subito la palla a Nicoli, l'autore proprio della remontata, una doppietta che ha permesso alla squadra tua squadra di vincere. Vabbè, i gol si fanno merito della squadra, non è certo un risultato singolare. Si gioca bene, ci si conosce, ultra quarantenni, però siamo sempre sulla cresta dell'onda, almeno finché ce la facciamo siamo sempre. Dai, che andiamo in finale. Andiamo bene. E ci vediamo adesso per la stagione e per la Supercoppa. Grazie, a presto.
Buonasera a tutti, siamo qua in chiusura di serata, una serata come si pronosticava che ha lasciato dubbi e certezze. Publimarket, la certezza che accede direttamente alla fase finale, e quindi sentiamo un commento sull'ultima partita da parte di Luca Coscia, Publimarket, professione casa. Beh, è stata una vittoria in rimonta della Publimarket, avvio col botto della professione casa che vinceva addirittura di 2-0, poi c'è stata la rimonta trascinata da un Nicoli Super, doppietta per il numero 8 della Publimarket, che ha consentito così alla sua squadra di vincere il girone. Per quanto riguarda invece la partita Essilor 20 Hours, cosa dici? Ma è stato un grandissimo equilibrio, secondo me in campo il 20 Hours meritava qualcosa di più su tutti l'episodio chiave nella finale, il palo di Kasparet, un siluro dalla distanza siderale, e sono costretti a vincere perché insomma l'ultima giornata dirà chi non finale merita di andare avanti. E invece per quanto riguarda la prima partita, Panino Giusto... Caffè Ardi. È uscito a testa alta il Caffè Ardi, ha perso 1-0 soltanto con 5 elementi effettivi, ha preso un gol dopo 3 minuti, poi dopo ha tenuto testa. Lo stesso Tonini al termine della gara ha detto: il nostro obiettivo era proprio quello di prendere quanto meno gol possibile proprio per giocare sulla differenza reti, perché in 5 non potevamo fare di più. Va un merito comunque per chi si è reso all'impiedi. Quindi nessuna sorpresa questa sera, abbiamo Publimarket che conduce a 12 punti, Panino Giusto e Essilor a 9 punti, che si giocheranno l'accesso come seconda alle fasi successive, e invece la scontro diretto tra professione casa e 20 hours per l'accesso alle fasi successive e l'eliminazione. Esattamente, nessuna sorpresa dal punto di vista dei risultati, ma dal punto di vista del gioco sì, le tre più deboli hanno dimostrato, tra virgolette più deboli, hanno tenuto testa a tre avversari. Io voglio un po' seminare un po' di discussione, appunto tutto sul 20 hours. Per quello abbiamo visto oggi devo dare ragione, dai. Grazie a tutti dalla Triestina, buonanotte a tutti. Buonanotte.